Con questo contatto allora è cominciata la vita di cospirazione. I primi cercavamo di fare il giornalino. Allora già è cominciato un altro gruppo con l'Oberasco e altri. Già, loro erano già, già su, questo, su questo campo, erano a Trivelloni, la sorella, erano già su questo campo. Già, prima io era militare e loro già lavoravano in questo senso qua cospiravano già allora, però era un po' fatto, era iniziale. Allora a me mi danno questa cosa: guarda, qua bisogna fare. Ti do questo documento battuto e tu lo, lo rulli lo, e, e poi facciamo tanti fogli. ma Però era diventata una cosa un po' non diciamo assurda, un po' faticosa, insomma. no Allora. Da, la, quando sono andato a chiedere a Don Rebagliati di lasciarmi andare su nel campanile della chiesa e che lui si era comandato non mi suonare le campane e ti dico ti, ti suono le campane per cosa? la chiesa la stavano già facendo la nuova chiesa era di fronte alla, alla, alla vecchia di via Torino eh, San Francesco mi sono dimenticato di dire il nome San Francesco era una chiesa che è nata con Villa Piana, e allora Monsignor Ghetti, il Vescovo, l'ha mandato a fare il paraco: un paraco adatto a Villa Piana, perché Villa Piana si sta, stava crescendo allora. C'era solo la fabbrica di come si chiama, di Scarpa Magnano eh, qualche insomma, però stava facendo vita e ci ha mandato F Tommaso Fonticelli Premagin si chiamava il eh, soprannome il quale proveniva da, dal Partito Popolare allora il Partito Popolare aveva tipo Don Sturzo lui è amenato anche eh, insomma quando <ride> e l'ha mandato lì e lui infatti guai, per parlare in, in, in seguito, guai, guai a, in Villa Piana che toccassero Premagin. Le, voi sapete che Prima Viana era, era un quartiere rosso, e infatti tra le altre cose in Villa Piana, eh, lì vicino, che io conoscevo, eravamo amici di famiglia, c'era Aglietto che poi era diventato il sindaco di Savona, che entrava usciva dalle patrie galere e confini e lui con prema Ginzi discutevano, facevano, va ma andavano sempre ben d'accordo. Allora, ritornando a, a lei, io dovevo fare questo lavoro. In quel momento, eh, mentre cominciavamo a fare il rullo, arriva un bombardamento, se vi ricordate, lì c'è stato anche dei morti su in Villa Piana. E allora, no, eh, tela. E io sono andato a casa con, con questa roba che, che avevo in mano, non sapeva l'altro. Jimmy aveva dell'altra roba se l'è portata in cantina. Io in cantina lì, non ce n'erano, l'ho portata in casa. E in casa per, dirla, per continuare abbiamo continuato a fare dei fogli, ma però la puzza dell'inchiostro si sentiva nella, 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 nella scala, capito? dato considerato che noi avevamo i capi Scala, che erano tutti di fede fascista, che tutte le volte, poi ogni mattina davano, andavano a dare eh, notizie di, di quello che era, poteva essere successo nella sua Scala al gruppo rionale che era in via Istria, in fondo alle case dei combattenti. Allora, portati in casa, ma non potevo tenere sta roba. Allora all'ultimo piano abitava un altro Lappi, si chiamava Lappi perché era, lui era un, un edile, un lavoratore edile, già lui era comunista, già loro erano già in funzione da tempo, eh, cospiravano, no? Allora c'era questo Lappi che ci conoscevamo, avevano il contatto, è venuto giù e mi ha fatto una nicchia nella mia camera da letto, dietro a un, a un comodino da notte. E dove ho infilato dentro la, la radio, cioè noi sentivamo la radio Londra, prendevamo gli estremi, qualche cosa scrivevamo noi, poi lo mandavamo al comando, il comando invece tirava fuori le notizie. Ma Radio Londra dava, non dava le notizie particolari, dava notizie generali, eh, succede questo qui, succede questo là, insomma. Per un po' ho fatto questo lavoro. Un altro buco invece avevamo messo la, la, la cassetta il rullo. No? E, vabbè, siamo detto, però non potevamo più andare avanti in questa maniera, ho detto, che, che cavolo facciamo? Allora ci eravamo messi d'accordo che un bel momento, no, incomincevamo in quel momento lì a fare le SAP. Il problema è di trovare materiale, ci serviva la macchina da scrivere. Avevamo una olivetti, allora che le olivetti erano un po' scasatine, no? a noi ci serviva una macchina forte, erano in genere olivetti, perché per incidere i, i, come si chiama, i cliché, ci, noi, nella macchina da scrivere c'era il nero, il rosso e il bianco, i tasti sul da, sulla destra. Allora mettendo il tasto sinistro, eh, mettendo, schiacciando il tasto bianco, il nastro si distaccava, non scriveva né più in nero né più in rosso, incideva, e incideva che cosa? Incideva la, 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 la scheda, la, la cosa da, da incidere, da scrivere. Allora per noi ci voleva delle macchine che sapessero scrivere, non solo, ma le formazioni già ci chiedevano di, aver, di dargli delle macchine, perché avevano bisogno per scrivere anche loro, perché hanno, tutte le formazioni hanno fatto, facevano sempre le relazioni, malgrado fossimo in montagna, magari fossero attaccati e cose del genere. Allora siamo messi d'accordo che c'era Guido Caruso in, eh, in questo ufficio dell'agrario. Che era in via De Mari, via Poggio e via, via De Mari, lì c'è una palazzina che poi ci è entrato dentro un, una scuola privata. In seguito, dopo lo, tutto quanto. Allora, lì c'erano delle macchine. Eh, da un passaggio da, da, una, da un garage che era uno di noi, c'era dei vasisti che, da, delle che davano sul, sul cortile, sul terrazzo di questo, no? Allora, uno dei due della SAP sono entrati dentro, ha lasciato il garage semi aperto, ha tirato su, è entrato in piena notte. Sono andati e hanno fatto ripulisti di macchine, è successo un pandemonio perché quello lassù hanno fatto i denunce, i carabinieri e, e via discorrendo. Non c'erano ancora le brigate nere. Io metto questo punto perché se c'erano le brigate nere la cosa era molto difficile ma noi l'abbiamo fatto lo stesso eh? cioè è difficile nel senso che se sì, c'è stato del chiasso poi è morta lì allora e noi abbiamo avuto una macchina decente da scrivere allora c'era anche il problema di trovare dei locali un primo locale sono andato da mio zio ha detto una cantina in via Mazzini, ci siamo messi lì abbiamo incominciato lì a fare allora il fare il, la questione era questo, era da trovare la carta per stampare, era da trovare il cliché, che erano, il cliché erano, erano delle vili dove tu incidevi, restava inciso, però a lungo andare quando l'inchiostro lavorava, poi si spaccava, non teneva lo, lo scritto perché erano tutti tagli. Eh? non so, poi ve la faccio vedere. Erano tutti tagli, per cui per un po' quella, sai, sono di girare, sono di girare, i tagli si allargavano, si allargavano, ovviamente diventava una macchia, quindi bisognava rifare tutto quanto. Questo era il lavoro da farsi. Allora noi abbiamo dovuto cercare di attrezzarsi, in, andiamo avanti, eh, di attrezzare il migliore dei modi. Allora, in via largo dei Vegeri, lo sai dov'è? c'è il giardinetto lì di fronte c'è un portone c'è quel palazzo una volta c'era la provincia lì e lì c'era la sepra che era la sepra era quella che controllava la questione dei dei viveri l'alimentazione insomma era un centro che governava i buoni e tutta questa roba qui e lì chi c'era era Emilio Lagorio Emilio Lagorio faceva parte del partito comunista clandestino, il dottor Lagorio. E allora, una volta siamo andati su e gli abbiamo detto: Emilio, tu, Ma ci hanno detto che c'è una bella macchina, a noi serve quella perché quella che abbiamo non ce la fa più, è tutta scassata e poi riesce male. Ma ha cominciato a dire: No, eh, ragazzi. Uh, no, adesso no, noi esageriamo. No, no, ho detto, noi esageriamo. Adesso Max era Rizzo Bruno, Max si ferma qui nel tuo ufficio. Se lo vuoi nascondere, lo metti dentro un armadio, lui ci sta, è piccolo. Eh? Tu lasci aperto tutto, perlomeno in maniera che noi possiamo venire e ci prendiamo la tua il tuo ciclostile era un bestione così, eh? più o meno, ma però faceva mille a girare la manovella, era molto veloce, capisci? Ci salvava il cliché in uno. Secondo facevamo tante copie quanto ne volevamo. Quante ne, eh? ne volevate fare? volevate eh fare? sì, noi alla massima ne fatto 500. Perché, perché, perché il quarto è questo, era il nostro era un lavoro fatto uno, fare, dopo 10-15 giorni fare un, preparavamo un altro, perché le stesse, <coughs> anche uno, anche un mille ne abbiamo fatte, anche di più, e perché andavano anche in montagna, questo che noi facevamo tutte le mattine quando era fatto, era sul tavolo del prefetto, sul tavolo del questore, sul tavolo del federale, sul tavolo del podestà, era sul tavolo de, del giudice, che fra qualche, altre cose era Storace, uno dei nostri, lui si trovava sul tavolo, insomma venivano informati di quello che noi scrivevamo, no? contro il sistema, cercavamo la, de la democrazia, eccetera. Poi, <coughs> insomma... E fatto questo, però c'era una questione, e la carta chi ce la dava? <ride> allora io ero riuscito a convincere Podestà da una parte, di fronte, cioè Modera da una parte e Saitone dall'altra, erano due librerie. Mod eh <ride> eh, parlo. Andiamo un po' d'acqua. Eh, pazienza perché mi va poi per traverso... Non eh, lo allora, lascio, mi va. No, no, finito. Vabbè, grazie. Era moneta, di fronte al, all'Eldorado, il cinema, lì c'era una, una libreria, cartoleria, dove da, da giovane a me conosceva perché andava a comprare i libri, i quaderni, eccetera. E l'altro era Seitone, che era qui, in via Pietro Giulia, sull'angolo prima delle, delle, del mercato. Anche quello conoscevo per vie traverse, insomma. E allora io andavo là, dicevo, poi un giorno mi dicevano, ma cosa ne fa lei di questo? E io sono un impiegato della questura, ci servono per fare di lui la questura, di qua il prefetto, perché il prefetto e la questura erano qui, eh? Allora, qui c'era tutto, tribunale, questore, prefetto, sì, sì. entrate, tutto qua era, in questo, nella casa qui. Insomma, mi, mi devi dire, perché cosa è successo? Che in bel momento è stato un tema, hanno detto, ma questa roba, questa gente dove va a prendere questa roba? A parte quelle che noi andavamo a rubare negli uffici, ma dovevamo averne sempre? Eh? E allora erano andati in giro a chiedere eh, chi è che veniva a prendere questa roba, questo qui, ma, ma, un momento dopo. E lei diceva, eh, viene sempre un impiegato della questura e io non lo so chi sia, qui questura, qui in prefettura, questo è il giro della prefettura e quella diceva questura, insomma, tutta un affare di questo genere. E questi dicevano, ah, vabbè, allora, in parte... E di lì sempre perché poi dopo è successo un casino e non finiva più. Allora, questo ci serviva per fare i, vola, i, i giornalini. Il nostro giornalino si chiamava Voce dei Giovani e del Fronte della Gioventù, perché avevamo costituito il Fronte della Gioventù, era una questione nazionale, insomma, in definitiva e raccoglieva i giovani, raccoglieva i giovani, i vecchi, e noi eravamo già vecchi, facevamo queste cose qui, c'era anche Vetta, chiamato vete era Bosio, mio compagno di, eh, di, di scuola, di vita, perché abitava in via, in via Verdi dove abitavo io, di fronte anzi era il proprietario dell'appartamento dove abitava, abitava mia mamma, dove abitavo io in sostanza. E lui era quello, ha detto alla... Non faceva altro che girare le cose, sistemare, tenere in ordine l'apparecchio. Insomma, che noi abbiamo trovato questo sistema. La SAP è andata di notte in, in pieno coprifuoco e ha portato via la macchina. Io sto abbreviando. Eh.